Benvenuti sempre. È rimasto che avevo raggiunto Erutna, tutta questa zona lavica, e a un certo punto è crollato un bel gruppo di marsi che hanno diviso in due il gruppo. E prima ho fatto il gruppo di Snake Ride insieme alle Mitarrante. Arrivato a un certo punto, poi ho iniziato con l'altro gruppo, con Ether e Kira, e mi ero fermato qui. E ci dobbiamo ricongiungere dall'altra parte. Quindi mangiamo. Sto scorpione cotto, Ether. Vado vivo. Ether, arrivo a te. Chiedo però, devi aiutarti solo anche tu. Io non trovo mai quella roba. Prima non mi succede che mi dicono così. Allora. Dai, Edetina. Pam pam pam. Avevo completato anche il percorso, ragazzi, ecco lì i massi. Tesorino. Partenza. Non vedo l'ora di fare spondino. Fin qui, tutto bene. Minchia, super tesorone. Contenuto microfono reporter. Per Ether, esattamente. 6 punti più di attacco, dai. E vorrei mettere cose a posto. È la verità. Ai ai. Siamo in discoteca, ragazzi. Già crepato, vabbè, perfetto. Allora, 14, 2 punti, 5 punti di salute, 2 punti di magia, 1 velocità, 1 difesa, 2 magia in attacco. Dai, siamo arrivati, ragazzi. Si magna. Tocchi a digiuno. Per modo di dire. E andiamo alla tigna. Sempre la tigna. Pam pam pam. Adesso ragazzi mi ricongiungo con l'altro gruppo. Cosa vedo nei miei occhi? Ehi là, Ether, hai sentito la mia mancanza? Come sono felice che state bene. Il gruppo si è riunito. Yeah, ragazzi. Torniamo a casa. Assegno una stanza a questi membri del gruppo. Raiden. E Kira. E li lascio così. Sveglia, ragazzi. Allora, Kira vuole una tonica preghiera. Oh my god. Nella broccia sta. Ah, cambia colore in centro. Milanista qua. Anche rosa ci sta. Ma vado di grigio, dai. 3 punti più di difesa.
D'accordo, d'accordo. Come si fa? Va bene. Però prima di proseguire devo tornare indietro per completare questo percorso. Andiamo. Sento profumino. Ci sono dei cibirali qui intorno? No, mostri. Meno male. Ecco, è stata una zecca. Cambio secca, vedo c'è le monete. Oggi vedo tutto sotto la croce. Oh, ma dai. Ho bisogno di una tazzetta. Cerca di non preoccuparti. Allora, scrigno. La 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 la. Chi figlio? Allora. Cazzo, questo fa io. Grandissima Kira. Ciao qua. Sì. Dai, Vittoria. Anche basta 300 monete. Si legge al massimo. Restiamo con i piedi per terra. Tesorino. No, tatella di gioco, melona. Sembra materiale. Allora, mula secca, nether. Ah, però, gli è piaciuto morire. Minchia. Non pensavo che qualcuno percesse questa schifezza. A quanto pare, sbagliavo. Roulette. Mio amore. Per poco. Vado io lì. Allora vediamo, magari cosa porti i soldi che si ti vede di cambiare tutto. Si parte. È stata una vacanza meravigliosa. È stato molto divertente. La sazia anch'io. E dai, ecco la linea. Livello 8, dischetta 103. Altro mio. Ho finito snack un alleato che non ne ha più disposizione. Formaggio e va di formaggio. Allora, formaggio, vediamo un po'. Adesso è stato me. Allora, mi è piaciuto anche. Kira. Anche le è piaciuto. Raiden. Non granché. Ok.
Sempre con la tigna. Bene, vamos. Andiamo. Mi avete dato un bel pasto caldo. Alto là. Oh, c'è qualcosa per dire. La calamella. La camera lo sono via trovando, va bene. Va tutto bene. Anch'io. Oh, cos'era quella? Sembrava un legno. Forse un cane o un'intera muta. Facciamo attenzione a questo legno, mi ricorda. Oh merda. Cerbero, il cane della guardia degli inferi. Io la mia boccaccia. Porca puttana. Ah, cazzo, ragazzi. La vedo dura. Potete vino? Oh, grazie, ho bisogno. Ultra forza attivata. Sparsa su me questa posa misteriosa potenzia i tuoi attacchi. Vogliamo affrontare i nemici più coriaci, eh? In questo caso ho risvegliato in te il potere della Pepe Ultra Forza. Con essa il potere da lì aumenta e gli permette di infliggere più danni. E i nemici nelle battaglie si faranno molto più pepate. Come battuta era un po' fiacca, beh, poco male. Ricorda con la propria alta forza la vittoria si è a portata di mano. Fantastico. Perfetto. Sono tutti quattro impazziti. Zettando. Oh my god. Cazzo, lo faccio dire. Grazie, tu sei bravo. Vai. Vai. La chiamo io. Brava. Adesso la cosa l'ho già fatto granché. Grande. Ma che altro possiamo fare? Dai. Che palle.
Allora, intanto salvare Raiden. Poi non fai granché, fai bella. Tira, bravissima, tira. Vai. Ok. Allora, troppo la forza ultra, non ce l'ho più. Guarda, solo quella sta facoltà troppo, ti manca, sì, cazzo, è morto. Ma sono i miei amici, ragazzi. Questo è guata. Quello in mezzo. Ho dubitato solo un attimo. Fantastico, ragazzi. Inferno hot dog, bravo. Vengo lì qua i miei tre amici. Mamma. Iwata. E Giga. Amo le sfide. Crepati. La linea vince sempre. Iwata. Giga. E mamma. Oh, Snake. Ci hai salvato. Non ti ringrazieremo mai abbastanza. Puoi dirlo, questa missione di sabotaggio non è stata certo una passeggiata. Come, scusa? No, niente, stavo solo pensando a voce alta. Il resto del gruppo è ancora appoggiato al castello del Duca del Male. Se potessi, me la darei a gambe, ma dobbiamo salvare gli altri membri. Insieme poi sembra facile. Giusto, mettiamoci in marcia. Noi tre andiamo avanti. Ci si becca? Non mi aspettavo di incontrarli così, ragazzi. Assolutamente non me l'aspettavo. I Wata e il resto del gruppo vanno a recuperare le forze in una locanda. Fantastico, ragazzi. Fammi due conti. Sì, abbiamo salvato già sei persone. Con un gruppo così ben nutrito potrei benissimo cavartela senza di me. Giusto? In questa casa mi prenderò un meritato riposo. Cazzo, mi faccio ancora il tuo aiuto però. Qualche giorno in spiaggia non sarebbe niente male. Buona fortuna. Grazie di tutto il tuo aiuto. Che peccato. Etere Miserrante ha abbandonato il gruppo. E vabbè. Vediamo qua cosa succede. Ci voleva, ragazzi, questa forza ultra per farcela. Ci voleva proprio. No, lì. Posto anche in mezzo, pensando un po'. Qui alla fine potrebbero stare 2, 4, 6, 8, 10. Alla fine potrebbero stare. Interessante, ragazzi, molto interessante. Sono di nuovi dati e li ado a che figo tutti insieme. Fantastico, ragazzi. Nessuno vuole niente.
Andiamo. No, ho sbagliato, ho selezionato. Vabbè. No, scusate. Torna locanda perché io voglio. Ok. Il nome del fatto è messa male. Così, facciamo così, va. Hanno prodotto più di 4, non possiamo essere una volta. Costui personaggio. Picco e ruttine. Oh, si trova nel castello, ragazzi. Andiamo. È da lì come un ghiera. Quanto entusiasmo, troppo? Quello doveva essere il castello del Duca del Male. È arrivato il momento di salvare il resto del gruppo. E dopo gli incanteremo di butto a quell'odioso Duca del Male. Anche a massa, ragazzi. Cantiniamo così. Adesso la pocaccia non le fa più. Potrei andare ancora un po' le mani. Uso biscotto, adesso sono monete. Mi sento la grande. È certamente d'accordo. Che musichetta. Allora. Ha bisogno di dormire. Andrà tutto bene. Ma salve. Esplodere in questo carpo. Fa più caldo che in una sauna di un chilo costa. I miei abiti e il mio cappello sono zuppi di sudore. Forse mi sentirei meglio se la lassi via tutto. Tanto non c'è nessuno che possa vedermi. Ci sono, bye bye vestiti. Ah, sei tu. Sono io, Carpo, l'esploratore. Sono sorpreso di trovarti qui. Per festeggiare questo incontro, ecco un piccolo consiglio. Segui la strada nascosta e troverai il tesoro segreto. Queste sono le parole di un famoso esploratore. Beh, ci vediamo. La strada nascosta. Vabbè. Livello 6 già di patina, mano amica, aiuti un alleato nella sua prossima azione aumentando l'effetto. Allora, ok,
Diretta, bastone, lanterna. Argamassa. Però 7 punti più di attacco e 7 punti più di energia. Bene. Un proiettile polpo. Oh, Santa Maria. 8 punti di attacco, dai. Oh, Santa Maria Maddalena. Ammazza il gatto, faccio. E guarda, faccio il biscotto. Ha fatto schifo pure lui. Avanti tutta. Dagliero legname. Ah, c'è il mister quiz là. Andiamo. Ha un buco nella scarpa. Pensavano la stessa cosa. E così l'ermita Randa se n'è andata. Ora mi sento un po' triste, credo di sentire la sua mancanza. Possiamo farcela anche senza l'ermita Randa. Perché ci sono qua io? Temo che continui a mancarmi. La porca puttana. Mi sono sentita la nullità. Sono in perfetta forma. Dai. Faccio come dire cazzo. Sì. Ciao, che funziona. Voglio. Sti cazzi. Andiamo. Snack. Ancora non so che funziona. Che faticaccia. Bene, 7 livello, 4 punti salute, 1 punto magia, 2 velocità, 1 difesa, 3 energia, 1 attacco. 500 demoniti. Ho bisogno di dormire. Ci siamo quasi. Bella prova, ci stavo bene. Tesorino. Fette di goblin, raro. Lo sfondo poi rende l'idea. E ora di prepararci un po' di pattino. Ho voglia di stare chiamando le gambe. Quattro tornati. Ho giocato in ballo, va bene. Tres verde. Sì. Fatto a cazzo.
Faccio questo, dai. Punti salute, 2 punti magia, 1 città, 1 difesa, 2 magie in attacco. L'immortal ballo per 2 e 600 monete. E ora è ancora lontana la locanda? Tette bene? E che cazzo? È proprio un bestia, ragazzi. No, ti pareva. Bravissimo, proprio quella. L'effetto catena, ragazzi, è bellissimo. Direi che è fatta, no? 466, 165 monete. Fantastico. Dai, livello 9 di scheda simpatia, vendetta. Quando un alleato va a capo, colpisci con rabbia e furioso sdegno. Così mi piace, forza, preparati. Uff, me l'hai fatta. Come promesso, ecco qui la tua ricompensa, 100 monete. Anche se devi un po', ti andrà bene a doppiare la capitale. Non voglio farti passare, ma potresti usare la vincita per tentare la sorte. Se vinci di nuovo contro me, ti aspetto per ottenere 1600 monete. Che ne pensi, è buona idea? No. Capisco, meglio un uovo oggi che una gallina domani, eh? D'accordo, allora prendi la tua ricompensa e alla prossima. Good. Bene ragazzi, questo è un breve video, spero vi sia piaciuto. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!